si incrociano le dita che sia il weekend buono per vedere finalmente imbiancate le montagne dell'Appennino pesarese. Lo sperano gestori di impianti di risalita, rifugi e attività che di fatto, arrivati alla seconda metà di gennaio, non hanno ancora mai visto quella neve utile a far partire la stagione invernale della montagna. Le precipitazioni di queste ore, annesse ad un calo delle temperature, invitano ora ad un cauto ottimismo. Fortunatamente da ieri è iniziato a nevicare, quindi dovrebbe continuare per la giornata di oggi e anche per i prossimi due giorni, quindi vediamo alla fine di queste quattro giornate quanta ne sarà venuta. Noi siamo fiduciosi perché le previsioni danno almeno una cinquantina di centimetri di neve che dovrebbe proseguire anche per la prossima settimana. Quindi noi siamo pronti e si parte praticamente dopo tanta attesa, quindi speriamo bene che la stagione duri a lungo, come spesso avviene nelle nostre montagne dell'Appennino, che si protrae fine marzo, anche i primi d'aprile a volte. Allora, impianti che quest'anno ancora non sono mai stati aperti. Per adesso, diciamo, la stagione puramente invernale è un po' da dimenticare. Abbiamo lavorato bene comunque con il rifugio, però come neve niente. E adesso sta ancora piovendo, però si prevede un deciso calo delle temperature nelle prossime ore e dovrebbe fare almeno 50-60 cm di neve che ci potrebbero permettere di aprire gli impianti adesso il prima possibile. Noi siamo pronti. Aspettando il salto di qualità che solo la neve può dare, la montagna, anche sotto le feste natalizie, se l'è cavata con attività legate al trekking e al bike. Il Monte Catria è l'unica montagna degli Appennini e diciamo dalle poche in Italia che rimane aperta tutto l'anno, con la cabinovia e il rifugio per gli appassionati non solo della neve ma di tutti gli altri sport, quindi le camminate, chi vuole andare a cavallo, chi vuole semplicemente raggiungere il rifugio per mangiare e gustare i nostri piatti. Per quanto riguarda invece la neve, no, perché come sapete ancora non c'era la possibilità di aprire, perché per aprire le piste serve almeno una nevicata di 30-40 cm. Naturalmente ci siamo organizzati in maniera diversa e abbiamo lavorato molto bene, l'affluenza è stata molto buona e fino adesso è stato un clima ideale per camminate, bike e tutto quello che ruota intorno alla montagna senza neve, però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Naturalmente la neve fa la differenza, quello sì.